E benvenuti a questo nuovo appuntamento, un altro appuntamento con le Sacre Scritture e col pastore avventista Giovanni Leonardi. Pronto? Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Buongiorno Buongiorno Giovanni. Giovanni e benvenuto sulle nostre Grazie. frequenze. Allora Giovanni, l'ultima volta ci eravamo lasciati riflettendo sulle esperienze di Giacobbe, su un'esperienza particolare della vita di Giacobbe, perché la vita di Giacobbe sicuramente ha tanti spunti per noi, tante cose da insegnarci. L'esperienza in cui Giacobbe si trova a lottare con l'angelo è praticamente un momento difficile per lui, dovrà incontrare il fratello, non sa come verrà accolto, pensa che ancora il fratello voglia ucciderlo, quindi passa una notte in tribolazione. Diciamo che c'è questa lotta, Giacobbe riesce a carpire un po' quella che è la benedizione dell'angelo e da quel momento in poi Giacobbe non si chiamerà più Giacobbe ma si chiamerà Israele. Allora mi veniva una domanda, Giovanni. Noi sappiamo, le scritture ci parlano di Abramo come il padre della fede e come il patriarca per eccellenza, eppure il popolo di Israele si chiama Israele, non si chiama Abramo. Come mai questa scelta? Ma perché la famiglia di Abramo diventa veramente popolo con la famiglia poi di Giacobbe. La storia biblica ci dice come Dio abbia dovuto faticare molto per suscitare questo popolo. Già il fatto stesso della difficoltà di avere figli che avevano i patriarchi era un impedimento enorme, ma era un impedimento anche il rischio continuo di un, diciamo con un termine brutto, imbastardimento della stirpe, della purezza della stirpe, sia da un punto di vista fisico che spirituale. Dio ha dovuto lottare per proteggere questo popolo che rimane un piccolo gruppo di persone per due generazioni e con Giacobbe che noi abbiamo poi il fiorire di una molteplicità di figli che diventeranno i patriarchi, i capostipiti delle 12 tribù di Israele. Per cui ognuna di queste tribù si richiamerà al loro padre particolare, che era appunto uno dei figli di Giacobbe. Quindi Israele prende questo nome proprio dal padre comune di tutte quante queste tribù, che in linea diretta è Giacobbe, chiamato Israele, quindi diventerà il popolo di Israele. Ma devo dire una cosa, che Abramo non ne sarebbe stato affatto dispiaciuto, non credo che fosse geloso. A quell'epoca i figli erano veramente la continuazione del padre, un padre si sentiva vivere nei propri figli e certamente Abramo sarebbe stato felicissimo di vedere come la promessa che Dio gli aveva fatto, che da lui sarebbe nato un grande popolo numeroso come la sabbia sulla spiaggia del mare, sulla riva del mare, si stava realizzando. Lui avrebbe soltanto lodato il Dio. Ma io Emanuele? sì, no, stavo pensando che se fosse stato nel progetto di Dio, anche Abramo avrebbe potuto avere anche lui il nome Israele, perché il popolo di Dio non si chiama Giacobbe, si chiama Israele perché l'angelo di Dio in quella notte bellissima ma tremenda per Giacobbe gli ha dato. Mi sembra un'osservazione molto bella, effettivamente, che il popolo di Dio non è fondato sulla carnalità del Ecco. patriarca Giacobbe, ma su ciò che quest'uomo è diventato per la grazia di Dio. Certo, E certo. quindi è molto bello, sì, ti ringrazio per questa Niente. osservazione. Allora, Giovanni, la vita di Giacobbe è piena di esperienze e sicuramente ci saranno altre esperienze fatte da Giacobbe che possono essere utili a noi uomini del nostro tempo, molto lontani dal tempo di Giacobbe, ma ci sono delle esperienze che danno sempre qualcosa e ci aiutano a crescere. Quale altro aspetto questa mattina vogliamo con te analizzare? Ma c'è un episodio molto bello della sua vita, anche questo legato ad un momento tragico, ma è un momento iniziale, mentre quello di cui parlavamo è un momento quasi non finale, ma diciamo molto tardivo dell'esperienza di Giacobbe, questo è veramente iniziale. E anche qui si tratta di una notte. È la notte, la prima notte che Giacobbe vive da solo, lontano dalla sua famiglia, perché era stato costretto a fuggire in seguito alle minacce di morte del fratello Esaù. I genitori gli dicono non rimanere qui, vai alla casa della nostra famiglia originaria, vai a Carane, mettiti al sicuro lì e Dio provvederà per te. E Giacobbe,
che aveva fatto di tutto con l'istigazione un po' della madre per conquistare una posizione di prestigio all'interno di quella famiglia, perde tutto quello per cui lui impropriamente aveva lottato e si ritrova da solo in mezzo ai boschi della Palestina in una notte buia certamente nel suo cuore, e avrà pensato, ha preso lì una pietra, si è appoggiato la testa e cercava di dormire su questa pietra, di prendere sonno, e non ci riusciva, perché probabilmente anche lì è cominciato un percorso di riflessione, di macerazione dell'animo, di ridiscussione di tutta la sua esperienza, di tutto quello che lui era stato, che avrebbe voluto essere, della situazione in cui si trovava. Era veramente una notte in cui Giacobbe cercava la luce ma non la trovava in sé, ed ecco che la luce appare a lui. Lui ha un sogno e in questo sogno vede una grandissima scala che dal posto dove lui si trovava sale verso il cielo, e gli angeli di Dio che salivano e scendevano su questa scala, gli angeli di Dio che mettevano in comunicazione il trono di Dio, della grazia di Dio, con quel luogo dove lui disperato aveva cercato di prendere sonno. E quando Giacobbe si sveglia, allora dice: ma allora questa è la porta della casa di Dio, io non sono solo. E fa una preghiera a Dio e dice: Signore, magari preferisco leggere proprio le sue parole come riportate nel testo biblico, si trovano nel libro della Genesi a capitolo 28, gli ultimi versetti. Leggiamo così: Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in monumento e versò dell'olio sulla sommità d'essa, e pose nome a quel luogo Betel, che significa la casa di Dio, ma prima il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, se mi guarda durante questo viaggio che faccio, se mi dà pane da mangiare, vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del padre mio, l'Eterno sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta in monumento sarà la casa di Dio. E di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima. Posso dire una cosa? Scusami. Prego. In tutti questi sé, è come se Giacobbe stesse facendo un patto: se tu, io farò, se tu, io farò. Quindi è un condizionamento, è possibile? Perché no? Penso che a volte noi ci sentiamo frustrati quando diciamo: ah, se il Signore mi fa questo, io farò. Il Signore mi chiama ad essere io a prendere l'iniziativa. Scusami, ti l'ho tirato fuori. Diciamo, è vero e non è vero allo stesso tempo. È vero che il Signore ci chiama a fare qualche cosa, ma è vero che già il fatto che Lui ci chiami è qualcosa che Lui fa. Cioè Dio ci chiama a fare qualcosa non nella solitudine, ma ci chiama a fare qualche cosa in sua compagnia. E questo è il fatto straordinario, che lì Giacobbe pensava di essere solo, pensava di essere abbandonato a se stesso, pensava di avere perso i punti di riferimento non solo familiari ma anche spirituali, pensava probabilmente di avere perso anche Dio. Eppure Dio si manifesta a lui come un Dio che vuole essere vicino. Allora Giacobbe coglie certamente questo messaggio, coglie che in mezzo a quella foresta lui non era solo, non era in balia del destino, in balia della sorte, in balia del caso, degli avvenimenti. C'era qualcuno che dal cielo vegliava su di lui e si rendeva vicino. Gli angeli di Dio lo accompagnavano. Gli angeli di Dio gli trasmettevano il senso della sua presenza, della sua grazia, e nello stesso tempo gli angeli di Dio portavano in cielo l'espressione del bisogno e della preghiera di Giacobbe. Ecco che questo allora dà a Giacobbe una speranza per il futuro.
quando lui dice se Dio sarà con me, se Dio mi procurerà del pane, se Dio mi permetterà di vestirmi, lui sarà il mio Dio. In fondo mi sembra che esprima una umiltà in qualche modo, come dire io so di non meritarlo, ecco provo a leggerlo in questo modo, io so di non avere diritto alla protezione di Dio, ma se Dio nella sua misericordia vorrà avere pietà di me, come mi sembra che lui voglia avere, e se mi protegge, se mi sostiene, allora lui sarà il mio Dio, cioè io mi darò completamente a lui, io vivrò la mia vita per lui, perché qui c'è questa frase, ha un senso di consacrazione, non è come dire Dio sarà il mio Dio o perché lo scelgo fra tanti, perché Giacobbe, non penso, io ho fiducia che lui non credesse nell'esistenza di tanti dei, ma sarà il mio Dio nel fatto che io veramente vivrò con lui riconoscendolo il mio Dio, il Dio della mia salvezza, il Dio della grazia, il Dio che mi ha accompagnato, il Dio dal quale rinasco in qualche modo. E allora io vorrò vivere con lui, perché credere in Dio non significa soltanto credere che Dio c'è, ma significa decidere di lasciare che lui sia il Dio nella nostra vita. Questo mi sembra che Giacobbe lo stia dicendo. Sì, con tutti questi sei io credo che metta in evidenza la sua totale dipendenza da Dio. Certamente, certo. Certamente. Io pensavo... E lui, se io riuscirò ad avere cibo, non sarà per me, ma sarà grazie a lui. Certo, se riuscirò a coprirmi, sarà grazie a lui. Se riuscirò a tornare a casa, sarà grazie a lui. Cioè Giacobbe vede se stesso come un uomo incapace di provvedere alla sua vita. Giusto. E trova in Dio una possibilità di vittoria. Pensavo quindi Giovanni... umile e pieno di fiducia e di speranza nello stesso tempo. Pensavo Giovanni che l'esempio di Giacobbe potrebbe essere anche l'esempio di ognuno di noi che nasce in qualche maniera nella fede, nel senso che ha dei genitori credenti. L'esempio di Giacobbe è di un uomo che è vissuto nella casa del padre ed era un credente, anche la madre, ma a un certo punto è chiamato a fare una propria scelta. Fino a quel momento lui ha vissuto di una fede un po', come si può dire, proiettato, di riflesso dei genitori. Da quel momento in poi, ora che lui è solo, lui deve fare una scelta. E il momento diventa Dio, cioè in questo caso con quelle parole che lui utilizza, se il Signore è con me eccetera eccetera, il Signore sarà il mio Dio, infatti no, non è solo il Dio dei miei padri, ecco, sarà il mio Dio. È la mia scelta, certo. E quando si parla dei patriarchi si dice sempre il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Allora riflettevo, sarebbe bello che la gente potesse dire il Dio di Daniela, per esempio, cioè cosa vuol dire, no? che io ne ho fatto una scelta così speciale, che ho scelto che sia il Dio della mia vita, il Signore della mia vita, e no, vabbè, l'Iddio dei cristiani, dei credenti, dei miei genitori, no, il mio Dio. Credo che in questo Giacobbe ci porta a fare una scelta personale, a non trascinarci ciò che i genitori o gli altri ci hanno dato, ma a scegliere, a decidere cosa si vuole fare, a chi si vuole credere, a chi si vuole donare la propria vita. Forse possiamo conciliare i due aspetti, cioè noi dobbiamo, credo, essere riconoscenti a Dio per il fatto che abbiamo avuto il privilegio di nascere, se così è stato, in una famiglia cristiana. Questo è un privilegio, ringraziamo il Signore di non essere soli davanti a Lui, di avere dei fratelli, dei compagni di strada, che Lui ha chiamato anche loro liberamente e individualmente e li ha resi nostri fratelli. Siamo fratelli, ma ognuno di noi è fratello dell'altro perché ognuno di noi ha scelto di avere in Dio, nell'Iddio di Gesù Cristo, il suo Dio personale. Cioè il rapporto personale con Dio si sposa sempre nella fede cristiana anche a un rapporto con gli altri. Difatti poi noi vedremo anche nell'esperienza di Giacobbe, ma di tutti i veri credenti, che il fatto che Dio è il mio Dio porta a riconoscere anche la presenza di Dio negli altri. Cioè non è un rapporto esclusivistico, ma è un rapporto che dà identità
alla luce del fatto che Dio è padre e quindi è padre mio e padre di tutti. Gesù nel Padre nostro, ad esempio, ci insegna a pregare Padre nostro, no? Ma è chiaro che Dio è Padre nostro se lo è per ognuno di noi. Certo. Quindi tutti e due gli aspetti sono importanti. La fede cristiana ha di grande anche questo elemento, che il rapporto con Dio è sempre, poi diventa sempre rapporto con gli altri. Facciamo una pausa musicale, Giovanni, e poi rientriamo per continuare ancora a fare delle riflessioni. C'era forse Emanuele che voleva dire qualcosa. Sì, volevo dire dopo il brano, vuoi dirla subito? No, prima che la perdo. Ok, prima che la perdi. No, io volevo dire questo qui. È chiaro che in tutto questo discorso, riportandolo alla nostra vita di oggi, è chiaro che la nostra salvezza, la nostra vicinanza a Dio non dipende tanto dall'appartenenza di una comunità o del popolo di Dio, ma dal rapporto personale che ognuno di noi ha con Dio e con Gesù Cristo. Certo. Ascoltiamo un brano musicale. Ecco, è un tema, io condivido totalmente quello che hai detto, ma ho sempre paura di cosa può diventare questa idea se spinta all'estremo. No, ne parliamo tra un momento. Dopo ti dico cosa d'accordo. Ho pensato, sì. Benedetto è il nome del Signore, canta questo bellissimo brano e noi siamo d'accordo, anche noi vogliamo benedire il nome del Signore, un nome benedetto molto da Giacobbe, da Abramo e dai patriarchi. Allora Giovanni, rientriamo, e Emanuele voleva forse fare una precisazione a quella che era stata la sua affermazione. Sì, la mia affermazione scaturisce dal pensiero di una descrizione di un fatto biblico, l'invito alle nozze, e c'era un uomo che non portava l'abito della cerimonia praticamente, pur facendo parte degli invitati, il Signore non lo riconobbe perché non rivestiva l'abito elegante o l'abito che il Signore si aspettava che avesse, praticamente l'abito di Cristo, eppure ne faceva parte degli invitati. Quindi noi possiamo far parte del popolo di Dio ma non avere un rapporto con Dio, e un giorno Dio ci caccerà via come è stato cacciato quell'uomo. Che ne pensi? Ma è certamente così. Fare parte di una comunità cristiana non garantisce il fatto che noi siamo figli di Dio, però non è vero il contrario, cioè il fatto che noi abbiamo un rapporto vero con il Signore non significa che possiamo vivere senza far parte del popolo di Dio. Ma sicuramente quello. Cioè è questo che bisogna sottolineare, cioè per quale motivo? Perché la fede cristiana è amore. E condivisione, e la famiglia di Dio, la fede cristiana, il percorso della salvezza, il progetto della salvezza, Cristo Gesù, hanno come obiettivo la riconciliazione dell'umanità a Dio, ma anche degli uomini tra di loro, dell'uomo con la natura, di tutte le parti della creazione, perché tutto sia casa di Dio, famiglia di Dio. Allora è vero che quando io incontro Dio, mio padre, il mio padre personale, che io debbo amare e scegliere a dispetto di qualunque opposizione che possa ricevere anche dagli uomini, a dispetto di qualsiasi elemento di scoraggiamento, tuttavia quando lo incontro io mi ritrovo automaticamente nell'ambito della famiglia di Dio. Cioè Dio che mi riceve personalmente e poi mi introduce agli altri membri della famiglia, mi fa stare in una famiglia. Giacobbe stesso, ecco, per tornare a lui non ha il sogno di stare solo, non ha il sogno solo di avere pane e di avere un abito, certo. Ma il sogno conclusivo è: Signore, se tu mi fai ritornare alla mia famiglia. Ecco, anche noi abbiamo bisogno di Dio, e con Dio poi troviamo il soddisfacimento di questo altro bisogno di stare insieme con gli altri. L'amore per Dio deve diventare amore per gli altri. Il cristianesimo non è una religione individualistica in cui ognuno, diciamo, va a messa da solo. No, noi andiamo in chiesa per incontrare Dio, ma per incontrare il popolo di Dio. Noi impariamo da Dio ad amare tutti quanti gli uomini. Mi sembra molto importante sottolineare questo per non dare appunto l'idea che la fede cristiana sia un percorso solitario. Per questo Dio ha voluto un popolo, è stato il popolo di Israele, e Dio ha voluto una chiesa
perché quando è nata la Chiesa è nata appunto per questo, perché l'insieme dei credenti potessero formare questo edificio che è il Tempio di Certo. Dio. Insomma, ecco, da Giacobbe che dice Dio sarà il mio Dio, poi questo Dio diventa il Dio di un popolo. Da Giacobbe nasce un popolo. Il problema, casomai, è questo, è quello di diventare collaboratore di Dio perché il popolo di Dio possa corrispondere a quello che è il suo progetto. Per cui non si tratta di far parte di una comunità cristiana qualsiasi e in qualunque modo essa viva la fede cristiana, ma si tratta di essere testimone del Signore e con umiltà condividere con altri il bisogno di cercare il progetto di Dio per il suo popolo, perché tutti quanti possiamo vivere un'esperienza di conversione, sia individualmente sia comunitariamente. Quindi è importante che il nostro progetto corrisponda col progetto di Dio. Certamente, Altrimenti abbiamo tanti progetti. altrimenti Dio non ci conosce. Allora, Giovanni, ritornando a questa esperienza di Giacobbe, questo sogno aveva un significato o è stato un sogno così, che a volte si fanno dei sogni, succede, no? Ci si corica e poi si fanno dei sogni. Era un sogno con un significato, era un sogno che Dio ha mandato a Giacobbe? Cosa si celava dietro a questo sogno? Ho provato ad accennare un attimino fa, ma lo ripetiamo, lo approfondiamo con piacere. E certamente non era un sogno che nasca da una cattiva digestione o semplicemente dai problemi. In quel caso ci vengono gli incubi, non ci vengono sogni del genere. Questo è chiaramente un sogno che ha la sua origine nella grazia di Dio. È Dio che parla a quest'uomo affranto, preoccupato, perplesso, sconfortato, afflitto da mille pensieri, da mille paure. È un sogno che gli ricorda la presenza, la grazia e la potenza di un Dio che lo ama, che lo vuole aiutare nonostante tutto, ma lo vuole aiutare stabilendo un rapporto tra lui e il cielo, non lasciandolo sul piano solamente della terra. Gesù applica questo sogno a se stesso, in un testo in cui parla che lui di una visione in cui gli angeli di Dio salgono e scendono sul figlio dell'uomo, cioè su se stesso. Questa scala che unisce cielo e la terra è il simbolo, è il segno di Gesù Cristo, mediatore tra gli uomini e Dio. È attraverso Cristo che noi non siamo soli. È attraverso Cristo che Dio si rende presente nella nostra vita, è attraverso Cristo che noi possiamo elevarci fino al cielo. E quindi quel sogno diventa il sogno di tutti noi, direi. Tutti noi nei momenti tristi, ma anche nei momenti lieti, nei momenti in cui siamo tentati di contare su noi stessi o di aver perso la fiducia in noi stessi, abbiamo in Cristo colui che ci fa guardare al di sopra della nostra realtà per aprirci un orizzonte nuovo di speranza, di successo, di fiducia. E quindi è un sogno estremamente importante anche per noi, come lo è stato per quest'uomo quasi 4.000 anni fa. Possiamo dire quindi che l'esperienza di Giacobbe è un'esperienza di sofferenza in qualche maniera, perché dopo aver tradito un po' il padre, aver ingannato il padre e aver tradito il fratello, si ritrova ad essere solo, a dover andare via, e questo ci insegna che quando noi vogliamo con le nostre forze ottenere qualcosa, anche qualcosa di giusto, qualcosa che Giacobbe meritava, nel senso che profeticamente Dio aveva visto che Giacobbe era più predisposto rispetto a Esaù a ricevere quelle benedizioni e la primogenitura, però il fatto che assieme alla madre avessero voluto da soli portare avanti un piano ha portato delle conseguenze di sofferenza. Però Dio ha mostrato che ci sta accanto, anche quando noi sbagliamo, lui vuole riprenderci per farci capire appunto gli errori, non lasciarci da soli a percorrere quella strada che lui ha preparato per noi, ma che a volte noi vogliamo precedere. Vogliamo precederlo nei nostri progetti, nelle nostre azioni, e le conseguenze sono poi delle sofferenze, come è stato nel caso di Giacobbe. Certamente, certamente. Diciamo che ci troviamo qui di fronte a quella che chiameremo l'esperienza della giustificazione per fede, contraria, opposta alla giustificazione falsa, giustificazione per opere. L'uomo tende sempre a fondare su se stesso, sulla propria forza, sulla propria furbizia, sulla propria razionalità, anche sulla propria religiosità.
se stesso, la propria vita e il proprio successo, e poi è condannato a fallimento. Ecco, l'esperienza di questi uomini di Dio, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ci dicono che alla fine, se noi diventiamo popolo, cioè se la vita fiorisce in noi attraverso di noi, è solamente grazie alla bontà e alla potenza di Dio. Ed è Dio che dobbiamo cercare, un Dio che, come diceva Manuele, poi però ci chiede: tu cammina però, certo. Cioè non aspettare che io ti muova le gambe, ti ho già dato le gambe, no? Uh-huh. Muovele adesso, cammina, vai usale. Avanti, lavora, usale. Usale. Un altro elemento di questo racconto è questa promessa di Giacobbe a Dio di dare la decima. Cosa vuol dire? Cosa significa? Perché questo stesso episodio, questa stessa espressione la ritroviamo in Abramo quando incontrò Melchisedec. Certo, era una pratica evidente di questi patriarchi, che diventa anche una legge biblica, perché Dio comandò a tutti i figli del suo popolo, che in quell'epoca erano gli israeliti, ma che oggi siamo noi cristiani, noi siamo il popolo di Dio, e Dio comandò di restituire la decima. Cos'era questa decima? Beh, significa proprio la decima parte, il 10% dei nostri guadagni, come segno di riconoscenza per ciò che Dio ci ha dato, come culto di adorazione di fronte a un Dio che ci ha benedetti, come riconoscimento della sua sovranità nella nostra vita e del fatto che a Dio appartiene tutto quello che noi abbiamo. Tutto quello che noi abbiamo lo dobbiamo vivere come un dono di Dio, come una grazia di Dio, e noi riconosciamo questo fatto che tutto viene da Dio ed appartiene a Lui restituendogli la decima parte. Ecco, Giacobbe lo dice chiaramente: di quello che tu darai a me, io a te darò la decima. Era il segno che Giacobbe riconosceva finalmente che la sua vita era nelle mani di Dio. Noi come Chiesa Adventista viviamo ancora oggi questo insegnamento, proprio perché riconosciamo che Dio è il Signore della nostra vita. E posso dire, penso lo possiate dire anche tu, Daniele, Emanuele, che questo non ci rende più poveri, anzi, restituire la decima al Signore diventa per noi innanzitutto un modo per imparare a vivere meglio i nostri beni, gestire a meglio, vivere con maggiore equilibrio, ad esserne più responsabili, a non sprecarli, perché se è benedizione di Dio, io devo trattare bene le benedizioni di Dio. E poi sappiamo che Dio provvede ai bisogni dei suoi figli in una misura ancora più grande di quella che noi meritiamo. Volevo chiederti, nel caso di Giacobbe, come nel caso di Abramo, ancora non c'era l'istituzione né del tempio, quindi del tabernacolo, e quindi dei leviti, perché la decima noi sappiamo che poi il Signore la diede perché dovevano sostenere i sacerdoti, coloro che vivevano nel tempio, che non avevano delle proprietà loro e quindi venivano aiutati dal popolo. Ma in questo caso, ma non solo, Giacobbe cosa, in questo caso, a chi l'ha data la decima? Ecco, come, guarda, io ti devo confessare che non lo so, perché io me la sono posta questa domanda. Ma io credo, non lo so. Non lo so, perché il testo non lo dice. Io lo so. Però tu lo sai? Sì. Allora, vediamo, magari per non farmi fare la brutta figura, che tu lo sai ed io no. Io avanzo un'ipotesi. Sì, comunque. Se un'ipotesi è solo una possibilità. Ad esempio, Abramo, il nonno di Giacobbe, l'aveva data a Melchisedec, sì, che era un sacerdote che pur non ebreo rappresentava Dio. Chissà che anche Giacobbe non pensasse a una cosa del genere. O Giacobbe poteva pensare anche a un altro modo di restituire la decima, usandolo per onorare Dio, per fare del bene. Non lo so a quel tempo. Successivamente ci sarà una normativa che regolamenterà l'uso della decima. A livello della vita dei patriarchi non lo so, spero di ricevere maggiore sapienza da Emanuele. No, no, la mia è stata chiaramente una, così, no, più una battuta. Comunque credo di saperlo, raffigurandomi la decima oggi a che cosa serve e nei tempi passati a che cosa è servita dopo Giacobbe. È chiaro che il Dio della nostra decima non ha che cosa farsene, perché la decima non viene data per essere dispersa, assolutamente. La decima viene restituita a Dio perché possa servire per dare conforto, consolazione, aiuto a coloro che ne hanno bisogno. Perché
con la decima parte che l'uomo dà a Dio, si mette in una posizione quasi divina, perché diventa consolatore di tanti bisogni. Io credo che oltre quindi tu dici poteva essere usato per sostenere il povero, per sostenere esatto, la vedova, esatto, l'orfano, esatto, quindi onorare Dio facendo questo. Dopo chiaramente è stata data per i sacerdoti, per i leviti, però non solo, perché la decima in Deuteronomio 14 il Signore precisa a Mosè che sarebbe servita oltre al sostentamento dei leviti, quindi del sacerdozio del Tempio, veniva usata per i poveri, per il sostegno dei poveri, dello straniero, per tutti coloro che hanno bisogno. Questo però a delle precisazioni, sì, perché alcuni studiosi pensano che in Israele ci fossero addirittura tre decime, una da restituire per i leviti e per il sacerdozio, una per i poveri ed una per i pellegrinaggi a Gerusalemme. È una visione che ha bisogno naturalmente di essere approfondita, di essere studiata, no? Però non è la decima a livello del popolo di Israele che viene amministrata dalla decima classica, diciamo, non viene amministrata da chi dona, non è chi dona che decide come usarla, ma è Dio. Chi la dona la restituisce a Dio ed è Dio che decide come usarla e decide come usarla attraverso il suo popolo. Cioè la decima non è oggetto di un'amministrazione personale, individuale, ma di un'amministrazione comunitaria sulla base del progetto di Dio. Però ora è chiaro, noi stiamo parlando del senso di riconoscenza al Signore, certo. Non entriamo nei dettagli sulla decima in quanto tale, vero? Comunque credo quello che il Signore ci vuole insegnare con la decima, il fatto di saper gestire bene quello che abbiamo, perché appunto è un dono, quindi non significa che se io restituisco la decima poi del 90% poi lo posso sperperare e fare quello che voglio. Rimane suo, è suo anche il 90% che ci rimane, è suo. Quindi bisogna capire questo, l'idea. Però lo dà l'amministrazione. Ecco, mentre la decima l'amministra lui, il 90% dice amministralo tu, usalo per il tuo bene, per le tue necessità, ma tu sei sempre un figlio mio, sei un fratello dei tuoi fratelli, quindi abbi nel tuo cuore anche il pensiero della giustizia, il bisogno dell'equità, della solidarietà. Certo, allora abbiamo proprio raggiunto il tempo massimo per stare insieme. Giovanni, noi ti ringraziamo perché attraverso questa esperienza di quest'uomo abbiamo sicuramente imparato tante cose. Che il Signore veramente ognuno di noi possa fare quella bella preghiera che ha fatto Giacobbe. Signore, io desidero che tu sia il mio Dio, il mio personale salvatore. Che ognuno possa fare questa preghiera. Certamente, che il Signore ti aiuti. Grazie Giovanni. Se permette vorrei annunciare un altro capitolo della vita di Giacobbe che varrebbe la pena di considerare nella prossima puntata. Sì. È quello del capitolo del massacro dei Sichemiti, un'esperienza tragica in cui Giacobbe viene a trovarsi di fronte alla violenza inenarrabile dei suoi figli. Sì. E di che cosa questo significa? E dell'atteggiamento di questi pagani di fronte al popolo di Dio. Abbiamo tante cose da imparare anche da quell'episodio. Quindi ne parleremo. Quindi si tratta del capitolo 34 della Genesi, quindi magari i nostri ascoltatori possono segnare, così possono anche avere modo di meditarci sopra e poi insieme possiamo trarne delle conclusioni. Allora, grazie Giovanni, buona giornata. Buona giornata a tutti. Una buona giornata. E a risentirci alla prossima. Grazie, a risentirci. Buona giornata.